22 giugno 1946. Palmiro Togliatti, ministro di Grazia e Giustizia del primo governo De Gasperi, vara la cosiddetta amnistia Togliatti. L'obiettivo che persegue il leader comunista è la pacificazione del paese, ma il provvedimento finisce per tradursi in un vero e proprio colpo di spugna per migliaia di fascisti, compresi i responsabili dei crimini più efferati. Il 9 maggio 1946 il re Vittorio Emanuele III si decide ad abdicare. Sale al trono il suo luogotenente, suo figlio, Umberto II. Sarà lui l'ultimo re d'Italia, il re di maggio, perché il referendum fra monarchia e repubblica è già fissato a distanza di un mese. Il nuovo sovrano chiede l'amnistia per tutti i prigionieri, anche quelli politici. Umberto cerca così di ottenere il voto degli ex fascisti. Il governo De Gasperi risponde. Scende in campo il realismo di Palmiro Togliatti. Anche lui si dichiara favorevole all'amnistia, a patto però che sia concessa dopo il referendum. Sarà l'amnistia del governo che si spera repubblicano. Giugno, il 54% degli italiani votanti è contro la monarchia. L'ultimo re d'Italia va in esilio in Portogallo. La Repubblica Italiana può nascere e lo fa con un'amnistia. È il decreto presidenziale del 22 giugno. Passerà la storia come amnistia Togliatti. Nei confronti dei fascisti ritenuti colpevoli, prevede la riduzione di tutte le pene e l'annullamento per quelle inferiori ai 5 anni. Rimangono punibili testualmente le sevizie particolarmente efferate.